Fatti italiani, alla NIAM incontra Massimo Minini, curatore della mostra in corso Il fascino discreto dell'oggetto. Buongiorno, dottor Minini. Buongiorno. Fascino discreto, in qualche maniera la natura morta non finisce di affascinare. No, infatti, in tutto l'arco del Novecento italiano, possiamo notare che tutti gli artisti hanno continuato a dipingere nature morte, compresi gli artisti legati alle avanguardie. Infatti abbiamo nature morte futuriste, metafisiche, surrealiste, anche quelle legate a valori plastici. Soltanto che queste nature morte nel percorso della mostra sono escluse perché già sono inserite nel nuovo allestimento delle sale del La museo. mostra è particolare, nel senso che attinge agli smisurati depositi della NIAM. Esatto. Infatti, nelle nostre collezioni, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna conserva più di 300 opere con il soggetto delle nature morte, che vanno dagli inizi del Novecento fino agli anni 70. Il periodo sul quale vi siete focalizzati è dal 1910 al 1950. Sì. Nell'ambito di questa ricerca, per lei che è comunque un funzionario della NIAM, quindi conosce vita, morte e miracoli di tutte le opere, ma ci sono state delle scoperte? Eh sì, diciamo che le scoperte sono state tutta una serie di autori meno noti e con meno fortuna critica che in questo caso abbiamo un minimo ristudiato. Cioè, come prima cosa, adesso abbiamo rimesso a posto i dati biografici, le date delle opere e alcuni autori hanno scritto una biografia che è consultabile all'inizio della mostra su un computer e con un programma interattivo. Al di là dell'aspetto scientifico del suo ruolo di curatore, cosa l'ha intrigata di più fra le tante opere ritrovate, diciamo Ci così? sono bellissime opere di natura morte, cioè anche sia da un punto di vista compositivo che da un punto di vista proprio dell'esecuzione pittorica. Qualcuna in particolare? Inutile dirlo, quelle di Casorati, di Chessa, di Paolucci, Maffai, sono tutti autori straordinari che hanno ben interpretato il tema della natura morta. Questa mostra si inserisce nell'ambito di un ciclo. Sì, vogliamo riprendere e ristudiare, sempre dai nostri depositi, tutti i generi pittorici, per cui abbiamo iniziato con la natura morta, proseguiremo con il paesaggio, gli interni, il ritratto. Sì, insomma, sì, interni, sì, questi sono i generi che abbiamo individuato all'interno delle nostre Dottor collezioni. Minini, in qualche maniera il pubblico ama molto le mostre temporanee, invece fa più fatica a allacciare un dialogo continuato con i musei. Sì, perché è attratto più intanto perché viene molto, la mostra in realtà è più pubblicizzata di quanto il museo, per cui in realtà quando uno organizza una mostra c'è un ufficio stampa, ci sono i giornali che se ne occupano, mentre del museo, così delle sue collezioni e del suo percorso permanente è raro. Però va detto che per come è strutturato il museo in questi ultimi anni, con questo ciclo in qualche maniera a rotazione, dire l'ho già visto non vale più. No, infatti, in realtà noi facciamo proprio questo programma proprio per questo motivo, cioè immettiamo nelle sale tutto quello che il visitatore altrimenti non vede perché non è possibile inserirlo nel percorso espositivo. Ci vorrebbe un museo smisurato. Dottor Minini, grazie. Prego, grazie.